In questo video vi parlerò di un artista giottesco, il suo nome è Bernardo Dardi. Cominciamo dall'abbazia benedettina di San Gaudenzio a San Gaudenzio. Fu costruita nel 1028 per volere del vescovo tedesco di Fiesole, Jacopo il Bavaro. L'abbazia presenta una struttura basilicale romanica. L'interno della chiesa è vasto e solenne, dove scorgiamo le tre navate con massicci pilastri quadrangolari e un presbiterio sopraelevato a tre absidi. La copertura è a capriate, mentre il pavimento è in cotto dell'impruneta. Molto suggestiva è la cripta, coperta da volte a crociera, al centro della quale troviamo l'altare di marmo intarsiato, contenente l'urna in ferro battuto con il corpo di San Gaudenzio Anacoreta. Preziose opere sono conservate in questa chiesa, come il polittico di Bernardo Daddi, posto sull'altare maggiore. Ma chi era Bernardo Daddi? Era nato nella Valle del Mugello, in località Salto, vicino a Pulicciano, nel comune di Borgo San Lorenzo, fu fiorentino nello stile, lavorando nella Bottega 18, insieme a grandi artisti come Taddeo Gaddi, Maso di Banco, divenne ricco e apprezzato grazie anche a importanti commissioni, sia istituzionali ma anche commissioni della borghesia. Purtroppo nel 1348 contrasse probabilmente la peste e morì. Forse non tutti sanno che anche in Santa Croce c'è una bellissima cappella, chiamata Cappella Pulci, nel transetto sinistro, da lui affrescata con le storie dei protomartiri, Stefano e Lorenzo. Sue opere sono anche il trittico di ogni santi, ad essa agli Uffizi, l'incoronazione della Vergine in Santa Maria Novella, mentre nel Museo del Palazzo Pretorio a Prato troviamo le storie legate alla Sacra Cintola e il grandioso crocifisso al Museo Bardini. Franco Sacchetti nel 300 novelle lo ricorda come uno dei migliori seguaci di Giotto. E pensate che anche l'artista Tito Chini non a caso lo pone tra gli uomini illustri del Mugello, nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, nella stanza del Podestà. Ma come mai non esiste una via, una targa o qualcuno che lo ricordi nel suo paese natale? Mistero. Questa sorte purtroppo è capitata a tanti altri grandi artisti.